Poracci, ci eravamo lasciati con questa incredibile clip presa proprio da Halo 3, un titolo leggendario. Tra le risposte sbagliate più divertenti, come non citare... Aia, mi sono fatto male. No, no, non ci sto. Vabbè, dai, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla dei videogiochi, ma con calma, lentamente e sempre in ritardo. Quella di oggi sarà una puntata piorissima, quindi non c'è tempo da perdere. Voi sapete cosa fare, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da un angolo della poracciata ricchissimo. Questa settimana l'Epic Game Store offre ben due titoli, Orcs Must Die 3 e Cat Quest 2, gioco che mi avete consigliato fino allo sfinimento. Avete tempo fino al 9 maggio per riscattarli e poi saranno sostituiti da Circus Electric e Firestone. Epic Special Offer, da non perdere, eh? In occasione dello Star Wars Day, questa settimana la prova gratuita del Nintendo Switch Online sarà dedicata a Knights of the Old Republic. Sono passati un bel po' di anni dalla sua pubblicazione, ma KOTOR rimane sempre KOTOR, un classicone. Su Xbox invece abbiamo una celebrazione decisamente più moderna, visto che già da qualche giorno gli abbonati al Pass Ultimate possono giocare a Star Wars Jedi Survivor. Nel mentre, durante i primi giorni di maggio, saranno aggiunti al servizio in abbonamento Evan Nice Death, Tomb Raider Definitive Edition, Kona 2 e Little Kitty Big City. Questo lo voglio provare. Per quanto mi riguarda, i giochi gratuiti per il mese di maggio del PlayStation Plus Essential sono una bella bombetta. Dal 7 tutti gli abbonati al servizio potranno riscattare FC24, Ghost Runner 2, il capolavoro Tunic e pure l'Eclissi di Destiny 2. Dai, niente male, non trovate? Aspettiamo di rimanere delusi dalle aggiunte al catalogo dei classici che arriveranno più avanti nel mese. Su questo proprio ci conto. Bene, usciamo dall'angolo della poracciata parlando proprio al volo un attimo di Endless Ocean. Ma voi vi siete accorti che Luminous è uscito proprio in questi giorni? Penso si tratti di una delle esclusive Nintendo Switch accolte con più indifferenza di sempre. Almeno con Everybody Want to Switch c'era la curiosità di scoprire se il gioco faceva effettivamente così schifo come lasciavano intendere i leak. Il nuovo Endless Ocean a quanto pare non è brutto, è solo tremendamente mediocre. Il gioco è stato accolto tiepidamente dalla critica e tutti più o meno sono concordi nel definire il titolo un concept interessante ma poco più che abbozzato, a cui manca una struttura ludica in grado di coinvolgere il giocatore. Ci sono però dei dettagli interessanti usciti dal data mining di Luminous, però magari ne parliamo per bene in un video che arriverà nei prossimi giorni. Che comunque Luminous non facesse per me, io l'avevo capito già dal primo trailer. Invece sono rimasto sorpreso dai primi dati di vendita arrivati dal Nord America di Princess Peach It's Showtime. Escludendo le copie digitali, il gioco si è posizionato come sesto gioco più venduto del mese di marzo e anche come titolo più venduto sulla piattaforma Nintendo. Direi che l'operazione di espansione dell'universo narrativo di Mario, con film e parchi a tema, sta già dando i suoi frutti nel mondo dei videogiochi. Molto bene anche per Another Scrap's Treasure, il Souls-like granchiesco che ha conquistato un po' tutti quelli che lo hanno provato. Tra l'altro in solo 4 giorni il titolo ha venduto più di 100.000 unità, un ottimo risultato per una produzione indie. Per la cronaca, la conversione Switch sembra essere abbastanza decente, anche se ovviamente impallidisce di fronte a quella Steam. Se non avete una deck su cui giocarlo, potreste comunque fare un pensierino sulla versione per console Nintendo, sempre che non vi diano fastidio i 30 fps su un Souls-like. Tra i giochi in uscita vi segnalo due aggiornamenti molto interessanti. Sembra muoversi qualcosa per quanto riguarda la conversione per Nintendo Switch di Hi-Fi Rush. Davamo tutti per scontato l'approdo su Switch di quella che un tempo era un'esclusiva Microsoft, ma quando si è trattato di rendere il titolo multipiattaforma, il gioco alla fine è uscito soltanto su PlayStation 5. Io credevo che Microsoft a questo punto stesse mettendo in cantiere direttamente un approdo su Switch 2, però la versione old gen ha recentemente ricevuto un rating sul sito del PEGI, quindi in teoria la sua uscita su Switch non dovrebbe essere così lontana. Speriamo solo che mettendo in conto tutti i necessari tagli al comparto grafico, il titolo riesca a mantenere la fluidità d'azione necessaria per divertirsi con un titolo del genere. E anche per Plucky
Squire non dobbiamo abbandonare le speranze. Dall'account Twitter del titolo è stata confermata l'uscita per il 2024, anche se non abbiamo ancora una finestra temporale più precisa. Io ho come la sensazione che questo titolo sia stato rimandato all'infinito. Mi sembra sia passata veramente un'eternità dal primo trailer. Speriamo solo che la qualità del prodotto finale sappia ripagare un'attesa, dai, troppo lunga. Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno e per forza di cose dobbiamo iniziare da un vero e proprio dramma che esemplifica perfettamente tutta l'ansia che c'è dietro l'annuncio della nuova console Nintendo. Questo perché ieri Pioro dal nulla, come suo solito, ha postato un'immagine che era sostanzialmente un enigma da decifrare. I suoi leak infatti giocano sempre sull'ambiguità di quanto mostrato e molto spesso ci si rende conto del reale contenuto del messaggio solo a posteriori, quando il segreto è già stato svelato ufficialmente. Quindi vedersi schiaffata su Twitter questa cartuccia del Nintendo World Championship 1990 ha mandato in tilt tutti gli appassionati del settore che seguono con attenzione la scena dei rumor e dei leak. Vi do un po' di contesto. Questa cartuccia fu creata da Nintendo appositamente per una competizione chiamata appunto Nintendo World Championship, un torneo indetto nel 1990, ispirato al film Il piccolo grande mago dei videogames, dove i partecipanti dovevano dimostrare la loro abilità in tre giochi modificati per l'occasione, Super Mario Bros., Rad Racer e Tetris. Visto che questo format fu ripreso in tempi recenti, nel 2015 e nel 2017, c'è chi ha pensato che Pioro si riferisse a una possibile nuova edizione del torneo. C'è chi invece, con molta più fantasia e anche isteria, ha iniziato a volare alto, ma tanto. Infatti, sulla cartuccia, non so se lo vedete, ma sono presenti 4 interruttori, cioè switch, pensati per selezionare i giochi da avviare. E qui ho letto veramente di tutto. C'è chi era convintissimo si trattasse di un codice da decifrare che avrebbe svelato la data di uscita della nuova console, chi ci vedeva la presenza di tutta la linea evolutiva di Switch, modello base, Lite, OLED e Switch 4, che però a questo punto sarebbe diventata Switch 2, con tanto di rispettive date di pubblicazione, e chi invece ha tirato su una teoria dove i 4 Switch erano in realtà 4 modelli diversi di Switch 2 pronti per essere commercializzati al lancio della console. Ma meno male che ho aspettato un po' prima di dare questa notizia, perché oggi è saltato fuori un rating sul sito del ESRB che spezza l'entusiasmo di molti. A quanto pare il nome Nintendo World Championship tornerà per un software molto simile ai recenti NES Remix. Riporto testualmente la descrizione dal sito. Questa è una collezione di sfide platform 2D dove i giocatori competono in diverse modalità, come speedrun e survival. Molte di queste sfide consistono nel raggiungere punti specifici, mentre altre richiedono al giocatore di sconfiggere piccoli nemici o di sopravvivere a brevi battaglie. Insomma, altro che Switch 2, qui abbiamo praticamente il nuovo titolo con cui rilanciare l'NSO nel 2024, un gioco che va a inserirsi nella nicchia molto apprezzata dei 99, come F-Zero. Per una volta, insomma, non c'è neanche bisogno di scervellarsi di fronte a un rumor su Switch 2. Tolto questo, vi dirò, a me l'idea intriga parecchio. I NES Remix erano una figata e staremo a vedere cosa riuscirà a tirare fuori Nintendo con questo brand vecchio ma nuovo allo stesso tempo. E chiudiamo con la conferma del primo showcase estivo, escludendo ovviamente la cerimonia di apertura della Summer Game Fest. Mi riferisco all'Xbox Game Showcase. Abbiamo infatti la data di questo appuntamento che avrà luogo il 9 giugno 2024 alle ore 19. Sarà una domenica, quindi si tratta di un orario comodissimo, e ovviamente seguiremo questo evento qui in live su YouTube.
Cosa possiamo aspettarci dallo showcase? Beh, innanzitutto sarà il primo a presentare le lineup congiunte degli Xbox Game Studios, Activision e Bethesda, quindi aspettiamoci una selezione bella corposa e soprattutto sarà uno show che non si limiterà alle pubblicazioni su un'unica piattaforma. Come fa intendere anche il cuoricino blu nel post di Sarah Bond, possiamo aspettarci la presenza di multipiattaforma pensati anche per l'ecosistema PlayStation. A proposito, lo showcase durerà un'ora e sarà seguito da un direct incentrato completamente su un unico titolo, appartenente a un franchise molto amato, ma la cui identità non è ancora stata svelata. Il format, insomma, è lo stesso dello scorso anno, dove l'attenzione fu puntata tutta su Starfield. Gli insider più accreditati sono concordi nel ritenere che questo titolo misterioso sia in realtà Call of Duty. Vabbè, meglio che niente. Comunque si vocifera di un possibile ritorno della serie di Gears of War, di nuovi dettagli su Indiana Jones e Avowed e anche su titoli previsti per il 2025. Insomma, di robetta potenzialmente interessante ce n'è parecchia. Mi raccomando, non perdetevi la Poro Live. E questo però c'è tutto per oggi. Come al solito, purtroppo, per questioni di tempo sono costretto a lasciare fuori da questo episodio tantissime notizie che spero di recuperare il prima possibile in un Porocast o magari in una live che poi trasformerò in Porocast. Vabbè, insomma, voi continuate a seguirmi, io mi farò sentire il prima possibile. Non mi resta che aspettarvi qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno e vi do appuntamento al prossimo video che, come vi ho già detto, arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro World Michele Championship, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Dall'account? Account? Account?